Però tu dici Roten, oggi gioco con The Sims in formato JAP, che farò la guida anche per Global, va bene anche. Come farmare per rifare il limit break per arrivare a livello 90 in pratica. Che in pratica dovete solo sconfiggere il mostriciattolo, che dopo il problema è che io non so il problema perché quando l'hanno messo io avevo già livello dell'account, livello 80, già avevo già farmata la storia, tutto lì. Non so se quando, non so, uno che appena fatto l'account, io penso di avere un certo livello dell'account, anche un certo punto della storia per sbloccarlo. Io penso che, non so, perché quando è arrivato, io ho già, sai, già farmato tutto, formato giapponese. Poterlo fare subito quel punto. Non so, l'unico pecca questo qua, non so io se deve fare un certo livello dell'account, un certo punto della storia, quel punto non lo so, perché è andato sui boss. Qua da parte, vedete qua da parte c'è la modalità heal, quel punto difficile. Entrate, vedete, vi dà già il mostriciattolo, il mostro bastardo, che è molto più difficile confronto agli altri, perché se è molto importante ora, se fate le cose più difficili, faccio subito meno. Se fate, diciamo, la difficoltà più difficile serve in coppia, per forza, perché è un mostro molto difficile, perché è molto resistente. Dopo è molto forte, perché dopo è molto importante che di avere anche. Io faccio modalità normale, almeno lo faccio vedere velocemente. Che faccio vedere, sono per fare il limit break, serve questi cuori qua del mostro. Tata, al 5% che vi dà un altro, ok. Il suo punto debole è Jericho, peccato lui è blu in pratica di elemento del coso. Maggior parte è Jericho, quella verde, mi pare che. Ora mi pare che il team migliore è Jericho, però adesso in coppia vi dico che adesso in coppia perché almeno è più facile. È Jericho. Diciamo Jericho, Gother verde e. Mi pare una Lisbeth SR verde, mi pare, se non mi ricordo più cosa del genere, se non mi ricordo più, perché mi pare che curava i debuff a quel punto, anche cura anche. È quello che è, diciamo, il team più forte. Però è importante serve altro team, perché serve uno che ha escano, perché lui c'ha una mossa che fa tipo una posizione che fa, diciamo, il full counter o non subisce danno, se non mi ricordo più cosa del genere. A quel punto è molto importante anche avere Escanor, a quel punto. Quindi, se fate le cose più difficili, le modalità più difficili di questo mostro qua, è meglio fate, diciamo, in coppia, come ho detto prima, una con, so, esempio, Gother, anche lui, e Elisabeth e Escanor, l'altro che ha Jericho, Elisabeth e Gother, almeno avete un personaggio che può togliere la posizione con la sfera di Escanor. Non fa danno perché lui riceve solo le mosse con il simbolo di danno, quel punto, con l'attacco. Con diciamo, le mosse che fanno i debuff non funzionano, non riceve neanche il danno. Però se lancia la sfera contro la posizione del mostro lo annulla, a quel punto è molto importante avere anche Escanor, quello. Faccio vedere, tac. È quello che è quello appunto. C'ha tre fasi. Si è fatta una modalità molto più difficile. Io faccio velocemente questa qua. Che almeno. È quanto prima. È meglio. Modalità normale. Vedete, potete fare un team un po' casaccio. Già modalità hard. In poi. Da avere già leggermente più team. Come detto prima, Gother con Elisabeth. E cose varie a quel punto. Serve diversi, diciamo, team quello. Dopo da in poi doppio ci vuole perché è un po' è bastardo come nemico. Tac, full counter. Tac. Anche sta rossa è molto utilizzato a quel punto. C'è diverse cose. O fai sta rossa perché fai full counter a quel punto. Dopo la scelta vostra, il migliore è quel team che ho detto prima. Però a quel punto, però adesso è in doppio perché è molto difficile. Già vedete, già in formato normale fa dei danni dalla Madonna dopo, quando si trasforma, vi dico.
facciamo. Quindi c'è la mossa suprema pronta. Dopo vedete che fa quei danni. Vabbè, è solo one shot con la mossa suprema di Escanor. Però a quel punto fa dei danni. Vedete qua fa il full counter. Diciamo il full counter. Vedete qua. Che riflette il danno. Se aumenta l'attacco, se aumenta la difesa a quel punto. E quello che serve Escanor. E quello, sti cazzi. Fanculo. Lancio la sfera di Escanor. E faccio il danno, che se no esco più. Vedete qua con lui posso annullare? Non mi fa nulla lo stesso? È strano, di solito trovo annullare il coso, no? Che deve usare per annullare. Peccato tutte le mosse che fanno annullamento. Oddio, devo guardare un po'. Che cazzo ha? Un PSS, non mi ricordo più il personaggio che può annullare. Però più o meno il team, quello prima, è migliore con l'altro. Perché hai te una che cura, una così, una che è Jericho che fa ultra danni contro lui, è quello. Vediamo già. Dai. Boh, 5 cuori in forma normale. Non è bruttissimo a quel punto. E questo qua è. Questo qua, quanto prima, non so se per averle. Per sbloccare lui, deve avere un certo livello di account o un certo livello di storia derivata a quel punto. Quello non so perché quando è appena uscito c'ho già tutto farmato, tutto così. Ecco. Se. Potete fare appena 3 volte al giorno, perché faccio vedere qua, tac, vedete qua sopra, anche sotto qua 3 volte, qua sopra ti fa vedere quante volte hai fatto, posso fare ancora una volta su tre, come ho detto prima, vedete qua, andate qua, cioè, se vi è uscito qua heal, sopra qua, qua sopra, andate, tac, vi sblocca il mostro bastardo che vi dà diciamo, il permesso per sbloccare il livello 85-90. Ogni livello ha la sua quantità, diciamo, a livello 80, per fare 85 si deve 30 cosi e 30 del demone grigio. La, per arrivare a livello qua, ah, sì, 40, a livello 90, scusate, deve avere 40 cuori e 30 del coniglio rosso, quel punto, demone coniglio rosso, quel punto. Ci metto di meno di più. Io di solito faccio sempre anche normale, che sai, sono sempre da solo, quindi ho orari diversi, così c'ho sempre. Ora riesco, ok, ci metto quasi 2 giorni a far male, anche 3, però a quel punto ci metto un po', ma faccio da solo quello, in forma normale. Se volete far male di più, a quel punto vi consiglio di fare in coppia, a quel punto, che è molto forte quello. In coppia siete già tanta roba a quel punto, riuscite già a gestire meglio, quanto prima doppio Gother, doppia Elisabeth in pari quella verde, adesso non mi ricordo più che cura, adesso non mi ricordo più che cura anche, adesso non mi ricordo più qual è adesso. Che è una SR anche, una SR, non ricordo più qual è, che una Lisbeth, questa qua forse? Questa qua forse? È questa qua, sì, questa, che può curare e annullare i debuff. Questo qua è Lisbeth, qua mi pare, è questo. Sì, è questa qua, che può curare, in pratica è doppia Lisbeth. Doppio Gother che almeno vi aumentate velocemente in coppia le mosse, quindi potete fare anche più danno con abbastanza una Jericho, perché fa un danno anche una Jericho a quel punto. O so fare doppia Jericho, doppia Lisbeth, doppia Gother e non usare Escanor a quel punto. Però quello come vedete voi. Così ci fermiamo, se vi è piaciuto il video lasciate qua like, ancora iscritti, iscriveteci al prossimo video, ciao!